tonalità e anche l'espressione semantica delle sue opere, cioè significa il linguaggio che riesce a dare con l'alluminio, come l'intervista prima che c'era della televisione, dicevo questo, lui riesce a trasformare con dei segni, dare un'anima a degli oggetti semplici di uso comune, che noi vediamo chiaramente in altre ambientazioni, in altre realtà, invece lui riesce sia nell'illuminazione attraverso, quindi da uno spirito a queste opere, che con i tagli che lui va a fare e con altre maestrie dell'utilizzo del materiale riesce a portarle, a dare un'anima a questi oggetti. Poi un'ultima cosa, voglio fare un ringraziamento anche ai nostri collaboratori validi, che sono l'architetto Luigi Forlente e Marco Inizio, che voglio dire ci seguono e appresso a noi diciamo portano avanti la struttura, mi sembra dovuto come ringraziamento. Okay. Oh, ringraziamo anche gli amici del Quarto Miglio, del Quarto Miglio per il catering eccellente, Tarantino e Piedinotto davvero molto buoni. Oh, a proposito di touch, c'è stata una gentile e molto elegante signora che non per colpa sua, perché l'avete messo proprio all'ingresso, ha buttato giù uno dei totem. Fortunatamente non è successo a me, perché già l'hai fatto tu, con i volumi che hai, quindi ha avuto un'esperienza molto forte di impatto con l'opera di Ezzi. Dunque, che cos'è questo luogo? È un luogo di lavoro, è un luogo di creatività, è un luogo anche di possibilità per ciascuno di voi, no? Secondo i vostri interessi e le vostre declinazioni, organizzare dei meeting di lavoro, incontrare dei clienti, interagire con delle proposte e delle idee. Credo che Napoli debba ritrovare un po' anche questo gusto delle professioni che dialogano e si confrontano tra di loro, con la sfida della utilità sicuramente, ma anche della bellezza. E a tale riguardo, voglio dire, l'artista che incontriamo stasera è estremamente interessante, perché della bellezza e della ricerca inesausta, quasi affannata, quasi come dire lacerante della bellezza, ha fatto la sua cifra stilistica. Io ho avuto la fortuna di assistere ad una lezione di Franco Gehry, no? Cioè, allora non so se sia vero o se sia una leggenda, alla domanda come nascono le sue opere, lui prende un foglio di carta, lo accartoccia, poi lo butta giù sul tavolo e da quella forma apparentemente casuale comincia a scomporre, a disegnare quelle linee straordinarie che l'hanno fatto conoscere e apprezzare come uno dei più grandi architetti contemporanei. Non so se sia vero o se sia una leggenda, sta di fatto che quando Simona mi raccontava un po' dell'esperienza artistica dell'artista, ho pensato proprio a lui, nel senso che l'artista da prima sulla carta, usando, cos'è, la china, cosa uso, le matite, cosa, quindi nell'epoca del 2.0, dei computer, cioè immaginare costui che si mette con i suoi schizzi, che fa quasi in maniera michelangelesca, e poi affronta d'impeto la materia, che di per sé è una lamiera abbastanza astratta, la colpisce, perciò forse tu sei martellante, sarà definito martellante, quindi artista martellante, professore martellante, e poi va sempre manualmente, seppur con un supporto di un attrezzo, di un oggetto, a dare queste scalfiture che poi permettono dei giochi di luce meravigliose, perché quella per esempio che abbiamo alle nostre spalle ha cambiato di aspetto almeno 7-8 volte a seconda delle luci che le erano posizionate sopra. Tra l'altro con un'attenzione anche al rapporto, e finisco la mia piccolissima recensione, il costo qualità davvero molto interessante, perché davvero parliamo di prezzi che sono assolutamente alla portata di chi abbia il desiderio di circondarsi di cose belle e di vivere in contesti belli e armoniosi, perché credo che poi l'arte debba essere anche venduta per permettere agli artisti la ricerca, l'esplorazione e la vita, magari quando sono in vita, non quando poi. In realtà Van Gogh un quadro il povero Van Gogh un quadro solo ha venduto, e quando andava dal barbiere a dire ma prenditi un quadro in cambio delle barbe che mi fai, ma chi vuoi dare, guardacci, ecco, vuoi pensare a quel barbiere sciagurato insomma di Van Gogh. Però adesso lasciamo la parola a Simona perché ci racconti un po' più di questo mondo artistico e concluda così questo nostro brevissimo conversatore. Allora, è molto comodo arrivare per ultimo perché hanno già detto un po' tutto.
Quindi, e soprattutto io ci tenevo a ringraziare Luigi Di Vicino, che è l'architetto che ho incrociato quando ero in mostra a Castel dell'Ovo e si è entusiasmato per la ricerca di lei, si è voluto condividerla con voi. Io sono venuta qui semplicemente come portavoce del lavoro di Lucio Iezzi, che ormai conosco da 16 anni. Ho incontrato Lucio Iezzi perché è un designer, io ho avuto una galleria per diversi anni e in qualche modo cercavo delle cose poco consuete fatte con materiali di recupero, e lui all'inizio ha cominciato a recuperare gli alumini, e poi Lucio lavora dall'oggetto, dalla scultura luminosa, mette in piedi dalla scultura luminosa, progettandola e realizzandola proprio lui, all'argento, perché ha lavorato con Gaulenti, ha fatto una mostra internazionale di argenti, e dal gioiello tutti i pezzi unici in argento, come quello che mi ha regalato, ad una serie di oggetti anche molto grandi d'argento che abbiamo presentato a Castel dell'Ovo, che magari potete trovare nel catalogo, cioè erano 4-5 chili d'argento. Lui fonde l'argento, lo elabora da solo, parte sempre dal disegno e ha voglia di lasciare che l'oggetto, che la materia gli parli. Quando decide che la materia gli ha detto quello che aveva da dire, non ci ripassa sopra troppe volte e lascia così fermo l'oggetto, perché ha la sicurezza del gesto. Lui lavora da anni con la sottrazione, e quella che poi mi ha portato avanti negli anni. A me piacciono gli oggetti dove c'è dietro un progetto, ma c'è una leggerezza, perché è un punto d'arrivo questa leggerezza. Poi lavora dall'arpa, come vi dicevo prima, ci sono i totem che sono stati disegnati per Luigi d'artista, quindi sono anche da esterno, e che Luigi ha voluto quello qui. Sì, sono, sì, ce ne sono anche altri due, sono ovviamente pezzi unici e ripetibili, perché lui quando ovviamente plasma la materia o ci lavora è partito dal disegno, ma la materia gli ha detto delle cose e quindi sta dialogando con la materia. A un certo punto quell'oggetto non può nascere identico, può nascere simile. Gli oggetti che sono invece più riproducibili sono quelli utilizzati anche in cucina da grandi chef, come per esempio Marianna Vitale o anche altri chef, e sono la spaghettiera o la risottiera che trovate lì, che ho sistemato della pasta insieme a Luigi, che è del pastificio dei Campi, un'azienda che produce pasta in Campania con grani selezionati. Proprio perché mi piaceva l'idea che quella pasta è stata disegnata da un designer, e anche gli oggetti che ha disegnato Lucio sono disegnati da un designer, quindi in qualche modo c'è l'incontro di materie diverse e di teste diverse. Poi qui potete vedere una piccola collezione, magari con calma venite qui nello spazio che ci sta ospitando e potete dare uno sguardo anche meglio con Luigi di tutto il resto che produce Lucio, perché Lucio ha disegnato dei tavoli molto belli, che sono delle semplici litigature, ha disegnato una serie di superfici luminose anche utilizzando il fuoco, quindi non solo il taglio ma anche delle fusioni, potete vedere qualcosa dal catalogo che c'è comunque qui. E poi ci sono delle scatole che si chiamano rotatorie, che vengono da una serie di pezzi recuperati di alluminio, proprio per non buttare via tutto, e sono delle scatole che hanno semplicemente un'inclinazione. Quell'inclinazione è quella giusta per attirare il vostro sguardo, perché il lavoro di Lucio è seduttivo, è un lavoro molto molto semplice, però quella semplicità ci è arrivato attraverso un viaggio interiore da designer e da artista, quindi convivono queste due realtà. Poi ospiti di questo spazio con un buon vino come quello del Quarto Miglio, io stasera non potevo desiderare di meglio. Vi ringrazio. Grazie a tutti. Allora restiamo di decidere ancora tranquillamente per qualche minuto, così insomma si può ancora conversare, si può magari andare a Simona fuori quel portiere, dicevo, Simona può darvi qualche altra spezia sulle opere, Luigi, i suoi collaboratori, il suo socio, sono qui a disposizione per ogni esigenza e necessità, e ripeto, considerate questo spazio, permetti, no? Un po' anche il vostro studio, il vostro punto di appoggio, il vostro punto di lavoro per idee, progetti comuni, di iniziative condivise. Viva la bellezza e naturalmente in bocca al lupo.